Ciao a tutti amici di Roma Ora! Buongiorno ragazzi, buongiorno in questa giornata strepitosa. Siamo, come potete vedere, al Foro Italico. Alle mie spalle la sede del CONI. Ora ci facciamo un bel giro in questo posto veramente importante a Roma. Salutiamo il Palazzo H, ormai sede del CONI. Raggiungiamo quello che una volta era il Palazzo dell'Impero, qui dove sorge questo imponente obelisco. Che scatena sempre un po' di polemiche, lo sappiamo, ma noi oggi vogliamo raccontare questo posto perché è un pezzo di storia importantissimo a Roma e anche una struttura molto bella. Da questo lato invece vedete ormai quella che è la sede dell'università del Foro Italico. E qui ci sono i cancelli, purtroppo, da quando lo stadio è diventato lo stadio del calcio della Roma e della Lazio per i tifosi, ma anche per altri eventi, ci sono questi cancelli, quindi perdiamo un po', no, la prospettiva che avremmo avuto arrivando, ma d'altra parte è cambiato quasi tutto. Ci posizioniamo in questa zona rialzata centrale. Il progetto di questo luogo, che oggi tutti conosciamo come Foro Italico, originariamente era dedicato a Mussolini e si chiamava Foro Mussolini, è stato un progetto dell'architetto Enrico Del Debbio, che poi è stato affiancato da tanti altri artisti, architetti e professionisti, tra cui Costantino Costantini, che è stato quello che ha disegnato il grande obelisco di 36 metri, pensate, un blocco unico di marmo che per arrivare qui è risalito il Tevere, e poi altri come Pediconi e Paniconi per la Fontana della Sfera, che sta proprio alla fine di questa passeggiata, in questo punto, in questo momento rialzata, e adornata da questi vastissimi mosaici che vedete celebrano un po' sia il periodo del ventennio del fascismo, ma anche personaggi mitologici, l'antica Roma, esatto, con questo gusto molto classicheggiante. Mosaici in marmo bianco e nero. E poi quello che oggi è lo Stadio Olimpico, il moderno, il contemporaneo Stadio Olimpico, una volta era lo stadio dei cipressi. Era uno stadio completamente diverso, perché poi negli anni 90 per i mondiali è stato praticamente ricostruito e oltretutto alzato e coperto, quindi abbiamo una visuale completamente diversa da quello che era lo stadio che da bambino io sentivo chiamare lo stadio dei 100.000. Prima ancora è stato modificato già negli anche anni 60 per le Olimpiadi, cioè in occasione delle Olimpiadi. E vedete, eccoci qua invece in quella che è la Fontana della Sfera. Ma insomma, diciamo che i tifosi conoscono molto bene questo luogo, e non solo i tifosi di calcio, perché come sappiamo, questo è uno stadio che nasceva in realtà per l'atletica. Ecco perché alla pista olimpica ed evidentemente ha anche sempre sofferto poi da un punto di vista sportivo questa trasformazione in stadio calcistico. Non è uno stadio in realtà ideale per vedere una partita di pallone, lo sappiamo tutti. Comunque, ripeto, è bellissima secondo me tutta la zona del Foro Italico. Ora la vediamo con un po' di calma. Da quella parte c'è lo Stadio dei Marmi e questi sono gli edifici appunto che compongono tutto il complesso, che poi va anche molto più in profondità verso la zona della scherma, del nuoto e del tennis. E ora, come vedete, siamo in una zona molto più contemporanea. Questo è lo stadio centrale del tennis, inaugurato nel 2010, dove si svolgono le partite più importanti del Foro Italico, della competizione tennistica di Roma. Andiamo. Wow ragazzi, che vertigine! La terra rossa del Foro Italico. Bellissima, immaginatela tra qualche giorno piena di tifosi e di spettatori. Vedete, da quel lato c'è sempre il verde di Monte Mario. E
qui si sale e si gode un panorama mozzafiato, dal quale anche si capisce veramente meglio la struttura. Wow, ragazzi! Vedete, questo è il centralino con le sue statue intorno. Un piccolo stadio dei marmi, esatto. Possiamo dire, no? E sullo sfondo lo stadio olimpico, sotto la collina di Montemario. E da qua si vede anche la Farnesina. Ah, è vero, già spunta. Si riesce a vedere anche tutta la zona delle piscine all'aperto, vedete lì le grandi tribune. Ci sono in fase di allestimento tutta una serie di strutture relativa agli internazionali di tennis. E qua appunto si svolgono gli internazionali d'Italia, quelli che adesso si chiamano internazionali BNL d'Italia. Occhio a venire qua su che vengono le vertigini, eh? Chiaramente perché lo stadio, il campo da tennis è molto piccolo e per far entrare tante persone tutte insieme, capite che lo spazio è ristretto per non stare lontani, troppo lontani dal campo. E quindi qui la sensazione di vertigine, soprattutto in discesa, è una cosa non da poco. Però lo spettacolo è assicurato. E qui siamo nel limite opposto del Foro Italico. Cari amici, questa qui era la casa delle armi, quindi quella zona sportiva dedicata soprattutto alla scherma. Un progetto, un'architettura sopraffina di Luigi Moretti. Come vedete, siamo in pieno cantiere perché stanno lavorando proprio per... pieni lavori in corso, proprio per gli internazionali. E ora andiamo sul Viale Olimpico. Viale delle Olimpiadi con questa Walk of Fame. C'è la Walk of Fame, esatto. Questi importanti sportivi italiani. Esatto. Vedete? Da questo lato invece un'altra architettura di Enrico del Debbio. Insomma, c'è poco da farvi vedere purtroppo in questo momento perché appunto è tutto un cantiere, però sappiate che questo oggi è praticamente l'ingresso centrale principale per gli eventi. Uno sta da quel lato, quello che abbiamo visto prima, che parte proprio da sotto l'obelisco, e l'altro invece è questo, il Viale delle Olimpiadi, che porta sempre all'Olimpico. Certo, ed è qua appunto. In realtà tutti i tifosi poi delle squadre di Roma conoscono bene questo percorso. Qui siamo all'ingresso dello stadio Nicola Pietrangeli, che vedevamo dall'alto, quello che adesso è il centralino e che per molti anni è stato il vero centrale, perché la struttura con le tribune tubolari veniva fatta proprio qua, con queste statue ingoiate dalle tribune, e invece adesso negli ultimi anni è tornato tutto alla normalità. Anche qui in questo momento stanno installando tutte le tribune aggiuntive, poi in realtà. Comunque guardate quanto è carino, cioè veramente gli internazionali d'Italia hanno questa particolarità di avere una struttura unica al mondo. Per questo marmo, che se potesse parlare Ricorderebbe tante finali del Foro Italico e degli internazionali tra la Sabatini, Becker, Johnny McEnroe. E qui i campi anche dove si svolgono
gli allenamenti e le qualificazioni. Ecco, dietro questa struttura, dove c'è il ristorante, ci sono altri campi e c'è un altro piccolo centralino, diciamo il terzo campo del Foro Italico, dove si svolgono le partite più importanti di solito delle qualificazioni e anche molte partite di doppio. Forse l'unica cosa che non ho detto è che invece quello che vedete davanti ad Andrea è un... Questa è una struttura completamente nuova, sì, forse sì. La più nuova. La più recente. Credo, se non erro, che è stata fatta proprio in prossimità degli europei di calcio. Ecco qua, qui, dove i campioni spesso si allenano e vengono anche i tifosi proprio a sostenerli da questa posizione. In questa occasione ovviamente questo diventerà a tutti gli effetti un villaggio, il villaggio del tennis. Un vero e proprio teatro, sì sì sì. Bellissimo. Per chi ama il tennis, un'occasione unica, anche perché poi ci sono diverse formule. Tu puoi prendere il biglietto per stare solo qui, poi c'è ovviamente il biglietto per il centrale, per il centralino, e speriamo che anche quest'anno lo spettacolo sia di quelli importanti. Ed eccoci quindi alle spalle di questo altro stadio del tennis, piccolissimo, ma in realtà più grande degli altri, quindi questo è il vero centralino adesso. Il Grandstand Arena, come potete vedere, assolutamente provvisorio, perché è a tutti gli effetti uno stand. E qui si torna negli edifici, quelli che oggi ospitano l'università del Foro Italico. Come vedete, siamo tornati allo stadio olimpico. Questa è via del Giavellotto, quella che abbiamo appena percorso. Ed eccoci nuovamente qui. Adesso ci manca solo una cosa da mostrarvi. Una delle più belle, tra l'altro, secondo me. Un altro posto magico che si può visitare tranquillamente perché è sempre aperto, a meno che non ci facciano qualche evento. Ricordo dei bellissimi eventi di equitazione. Stiamo parlando dello Stadio dei Marmi, eh. Ovviamente. Un posto bellissimo anche per andare semplicemente a farsi una passeggiata, riposare, godersi il sole, come questa magnifica giornata sotto i pini di Roma. Eccoci finalmente a lo Stadio dei Marmi. Venite. Meraviglioso. Con la Farnesina sullo sfondo e un posto magico dove allenarsi, lo Stadio dell'Atletica, infatti intitolato a Pietro Mennea, il grande Mennea, il grande 200 metrista. Numerosissime statue che rappresentano gli sport. Qui ci sono due lottatori, alcune di queste vedete sono in bronzo, tutto il resto è in marmo bianco di Carrara. Scendiamo sulla pista, sul tartan. Guardate il retro del Palazzo H di Enrico Del Debbio. Lo stesso Stadio dei Marmi è stato progettato da Enrico Del Debbio. E vedete lì proprio la scritta Pietro Mennea e dall'altra parte Stadio dei Marmi. Inoltre sui piedistalli delle statue possiamo vedere chi è che le ha realizzate, quindi chi sono gli scultori e soprattutto quali sono le città che hanno donato queste statue. Vedete, qui c'è Caltanissetta. Abbiamo già superato Milano, Bolzano, qui si trova Treviso, questa statua un po' mozzata, e sono circa, qui Torino, sono circa 94 province. E qua venite a godervi questo panorama per salutarci. Siamo arrivati alla fine di questo video in questo luogo veramente incredibile, questa terrazza meravigliosa che si affaccia sullo Stadio dei Marmi.
e sul palazzo del CONI. Questa, ragazzi, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.